sono più di 20 anni che si veniva a vederlo e si diceva sempre: qui dobbiamo prendere noi. Siamo innamorati di queste cose, però dopo non è il fatto di 20 anni fa, di quando si era bambini anche, che si è vissuto un po' anche dell'ultima guerra, via discutendo, no? E ci è rimasto dentro queste cose e comunque noi le vogliamo così bene a questo posto, siamo innamorati. Abbiamo letto questa notizia che il Demanio metteva vendita o in concessione tanti beni, diciamo, nel Friuli Venezia Giulia. E allora abbiamo fatto un giro un giorno, abbiamo visto questo. Dalla domanda al Demanio a quando hanno risposto erano passati 20 anni. E dal 2014 abbiamo fatto il contratto e adesso è nostro. Questo legame nasce, Dio, è una cosa talmente forte che come che fosse sempre stata dentro di noi. Qui, quando avevano smesso tutto, noi si veniva su a vedere il posto. Anche se c'era pieno di alberi, un bosco era, però ci è sempre piaciuto. Io parlavo con uno delle Valle Natisone, era italianissimo e si lamentava, uno probabilmente era di quelli simpatizzanti di Gladio, si lamentava come ufficiale perché noi abbiamo abbandonato le Valli del Natisone. Ho cercato di fargli capire che difendere tutta la zona che passa da Prosenicco, che arriva fino giù a Dolegna, è difficilissimo. Ci vuole uno stanziamento di forze incredibile. È molto più facile fermarli alle Termopili famose, lì a Purgessimo. Tensione particolare c'è stata nel 53, ma anche lì poi abbiamo scoperto che era un bluff. Nel 53 mi ricordo che ero bambino ed avevo i militari, la mia nonna, che c'erano degli ufficiali, dei sottufficiali, mi ricordo, noi bambini eravamo felicissimi perché ci dava qualche cosa, sempre il cuoco o altro. Mi ricordo quando ero poi da ragazzino che andavo a passare l'estate su Platiskis, che aveva una famiglia che erano sfollati durante la guerra assieme, e andavo lì e io con il nonno di lì scavalcavo Sant'Antonio e andavamo, che c'erano gli Alpini a Campo di Bonis, si faceva quasi tutti i paesani, andavamo lì con la gamella e ci davano la pasta asciutta. Era un modo per fidelizzare la popolazione. E quanto era buona quella pasta asciutta! La tensione era come al solito indotta. Lì, quella volta, il governo ha detto che voleva prendersi Trieste, ma poi se l'è presa. Lì c'era la feritoia per controllare chi arrivava. La prima griglia, quella di acciaio, in modo che il colpo non poteva raggiungere l'operatore, la sentinella. Poi c'era la porta d'acciaio e poi c'era uno che accompagnava il capo posto con il fucile Garand o Fal. Qui invece era il primo punto di guardia per vedere chi arrivava. Qui c'erano i filtri per l'aria. Nelle difese anticannoneggiamento c'è sempre il discorso degli angoli per evitare l'effetto schegge, che arriva una bomba dentro e distrugge tutto quello che c'è in tutta la fila. Per cui ci sono sempre questi angoli retti in modo da fermare un'eventuale bomba che penetri. Questo qui è un tunnel artificiale dentro uno scavo molto più ampio. A pensare a tutti i soldi che sono costate queste infrastrutture. Capitava spesso che venivano la domenica quelli che erano militari già qua e allora chiedevano: possiamo venire su con i bambini, possiamo venire qua con i genitori o così?
Allora è chiaro che dentro non era percorribile, dentro c'era acqua dappertutto. Abbiamo dovuto lavorare per pulire, per poterla rendere almeno passeggiabile dentro. No? E niente, dopo si è messo a posto, si è sempre pulito, ogni volta che veniamo su facciamo qualcosa, sempre. È sempre lavoro.